Bene, buonasera, mi chiamo Manuela Giordano, insegno letteratura greca arcaica e classica presso il DIFCLAM dell'Università di Siena, alla triennale e alla magistrale. Sono dunque una classicista, una grecista, come si suol dire. I miei temi di ricerca principali in questo momento sono Omero e l'oralità, e Atene, l'Atene del V secolo. Quindi io sono, diciamo, una filologa, una studiosa della cultura greca e se dovessi raccontare un po' come faccio ricerca e cosa vuol dire per me fare ricerca, sicuramente partirei da due parole chiave. E la prima è sicuramente il viaggio di ricerca, viaggio. E la seconda appunto è l'incontro. Perché certo potrei raccontarvi che la mia ricerca si svolge attraverso i libri, nelle biblioteche, attraverso i manoscritti, nel consultare le edizioni critiche, le epigrafi e così via. E tutto questo sarebbe vero, ma se devo parlare di ricerca in maniera forse più significativa, per dare il senso di quello che per me significa essere una ricercatrice, sicuramente partirei proprio dal viaggio, e anche perché il viaggio è qualcosa che costituisce un po' anche il mio, come dire, il cosiddetto curriculum, no? Cioè la mia formazione, perché già molto, molto giovane, 22enne, ancora non ero laureata, trascorsi 8 mesi a Parigi, in un primo, no? Così molto aurorale viaggio di ricerca con il progetto Erasmus, perché mi ero molto appassionata, avevo sentito proprio una chiamata, no? Quindi volevo andare a vedere, no? A ricercare da parte di quella che oggi si chiama la Scuola di Parigi, avendo letto appunto dei libri di alcuni studiosi, in particolare di Marcel d'Etienne, ma anche Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, e quindi partii un po' alla ricerca, no? Alla ricerca di una conoscenza che non poteva essere data se non attraverso l'incontro. Un po' come, se vogliamo, no? I cavalieri medievali, no? La quête, no? L'inchiesta, cioè il partire e andare a cercare, e si parte, no? Verso qualcosa di definito, ma poi tutto avviene in realtà attraverso il percorso. E penso che questo sia molto, molto vero anche per i viaggi di ricerca, no? Almeno per i miei viaggi di ricerca, cioè si parte perché c'è qualcosa che ci attira, ma si sa che poi la ricerca parte da un primo movimento, ma poi si trasforma durante il percorso. La ricerca è proprio questo, no? Cioè, è un percorso, e quindi il viaggio, meglio di qualsiasi altra metafora, in realtà allo stesso tempo mette insieme questi aspetti. E noi oggi parliamo molto di internazionalizzazione, se ne parla appunto nell'Unione Europea, ma insomma, pensiamo che il primo grande ricercatore, no, dei nostri, almeno dei testi occidentali, ricercatore di secondo millennio, io vorrei partire da lì, ancora prima del primo millennio, è sicuramente Odissio, no? Cioè l'Ulisse dantesco che appunto parte, no? E conosce città, uomini, no? Va a esplorare senza sapere quello che andrà a trovare. Quindi l'orizzonte internazionale è, direi, proprio costitutivo del fare ricerca, perché solo andando a scoprire, no, si può trovare, no? E quindi la ricerca è proprio un movimento. E questo movimento chiaramente è difficile farlo restando a casa, almeno per me è sempre stato difficile farlo in forma stanziale, ma in questo direi un po' è il profilo dell'umanista, no? Se pensiamo a Erasmo da Rotterdam, no? Erasmo che poi dà il nome a questo grande progetto fondamentale, no? Di scambio europeo, appunto Erasmus, mette proprio al centro, no, questa figura, un
viaggiare, no? Un'identità, che è un'identità appunto europea, perché il sapere, la conoscenza, vivono appunto di questo e vivo in una comunità che non è, può mai essere quella locale, quella diciamo, o quella nazionale, quella della propria parrocchia, no? Ma che vede necessariamente un orizzonte ampio. Oggi l'inglese ci permette questo orizzonte ampio, un tempo non sentiva il latino, quindi è anche, diciamo, nel mio profilo individuale, i viaggi hanno costituito dei momenti fondamentali di ricerca, cioè tutte le mie pubblicazioni. Se io le raccontassi, le potrei raccontare in collegamento a dei viaggi, a dei periodi, a delle permanenze in luoghi non italiani, no? Diversi, nei quali ho incontrato, no? Ho fatto degli incontri di studio, degli incontri scientifici, ma umani allo stesso tempo, importantissimi. Vi dicevo appunto prima a Parigi. Poi durante il dottorato, cioè sicuramente al centro d'Inghilterra, Oxford in particolare, dove ho passato molti mesi. Poi c'è stata Gerusalemme, la Hebrew University of Jerusalem, dove ho trascorso ben 3 anni e mezzo e dove ho lavorato, ho anche insegnato, ho imparato a insegnare in inglese e poi ho imparato l'ebraico che io non conoscevo e ho imparato alla fine anche a insegnare in ebraico e questo naturalmente ha avuto una conseguenza non diretta, immediata nella mia ricerca, ma una conseguenza più importante, no? A lungo termine. Quindi appunto Gerusalemme, dove è stato per me un periodo straordinario dal punto di vista della ricerca, perché sono venuta a contatto con dei paradigmi, con dei metodi di studio molto più ampi del mio orizzonte disciplinare, quello non soltanto della storia greca, ma anche del comparatismo, delle regioni comparate in generale appunto dell'antropologia. Poi c'è stata l'Università di Chicago, dove ho passato 3 mesi, Cambridge, questo diciamo è ormai me, diciamo, forse uno dei posti più importanti in questo periodo, per me è storia, diciamo così, contemporanea. E in ognuno di questi posti, in ognuno degli incontri con altre studiose e con altri studiosi, la mia ricerca ha potuto di volta in volta prendere corpo, allargando sempre di più l'orizzonte con delle, diciamo così, fecondazioni, reciproche, no? Continue, con altri metodi, altri punti di vista, altre questioni, altre domande, altri diversi modi, no? Di porre domande agli stessi testi, magari. Ora, molto brevemente vi dirò quello che sto facendo in questo momento. Una delle mie principali attività è quella legata a un progetto, anche questo è un progetto comune, si chiama Ripensare l'oralità, antropologia, comparazione e neuroscienze, che abbiamo messo in piedi noi appunto nel Dipartimento con altri colleghi nel Dipartimento. Del DIFCLAM, Dipartimento appunto di eccellenza, con altri 2 dipartimenti di eccellenza, l'Università dell'Aquila e all'Orientale, e che si e il CNR, e che si propone di esplorare nuovamente questo grandissimo tema, questo tema appunto transdisciplinare, che è l'oralità e che riguarda quindi la comunicazione orale. E nella sua interfaccia, interazione con la comunicazione scritta, e che quindi abbraccia moltissime discipline potenzialmente, ma per quanto ci riguarda, soprattutto la letteratura greca e la storia greca, la letteratura e la storia romana, e attraverso appunto l'incontro anche qui con discipline diverse, no? Antropologia, sia noi abbiamo il Centro di Antropologia Mondo Antico, fondato da Maurizio Bettini, questo è un luogo privilegiato quindi per questo tipo di indagine, ma anche la comparazione e le neuroscienze, sulle quali appunto chiudo perché il tempo sta passando. Le neuroscienze è interessante perché mettono un po' insieme quello che vi dicevo prima, e il mio primo contatto con le neuroscienze è stato quando ero a Gerusalemme, perché uno degli incontri appunto che ho fatto in quel periodo è stato un incontro con un neuroscienziato, con Amos Arieli, e quindi con tutto il
l'istituto Weizmann, che è un istituto che si occupa appunto di cervello e di neuroscienze, e con uno degli allievi del Mahon Weizmann, che si trova adesso a Princeton, che ha fondato lì un laboratorio, che è Uri Hasson, e che mi ha appunto avvicinato a questa straordinaria e diciamo, recente disciplina, che sono appunto le neuroscienze, e le cui applicazioni, come ci stiamo lavorando, hanno una straordinaria potenzialità proprio anche per comprendere i meccanismi dell'oralità. Cioè, il prossimo, ti sto parlando appunto venerdì prossimo, 13 novembre, avremo un seminario in cui c'è un incontro tra un classicista e un neuroscienziato per questa serie di seminari che abbiamo costruito insieme, seminari online appunto per questo periodo così particolare che si chiama Laborality, no? Laborality, cioè un laboratorio sull'oralità in cui torna, no, nell'immagine del laboratorio quest'idea, cioè non del viaggio, questo forse un'immagine un po' più stanziale, ma mette comunque insieme l'idea del lavorare insieme, no? Del mettere insieme degli strumenti, dei paradigmi, dei metodi e poi appropriarsene ognuno, no? In una maniera assolutamente appunto individuale. Bene, grazie.